Luciano Cilocchi è il presidente della Sagra degli Gnocchi di San Giovanni Profiamma. Fatti a mano. Gnocchi fatti a mano, giusta precisazione. Esattamente fatti a mano. Una sagra che arriva poche ore dopo la fine di quella della Rocciata, possiamo dire. Sì, dopo quattro giorni di questa prima sagra facciamo la seconda sagra, che è la Sagra degli Gnocchi fatti a mano. Siamo sempre noi che prolunghiamo questa manifestazione. Insomma, è quasi un mese dedicato interamente alla sagra, a questo appuntamento estivo che permette a San Giovanni Profiamma di ospitare tante persone che vengono qui per mangiare, per gustare la buona musica e le grandi orchestre che si possono ascoltare qui. Sì, sì, noi facciamo questa manifestazione proprio perché prolunghiamo la prima sagra con la seconda per ospitare e per migliorarci sempre di più, per essere, via, siamo un gran gruppo, quindi prolunghiamo questa manifestazione. Ovviamente non c'è competizione fra le due sagre perché è assolutamente lo stesso gruppo di persone che cambia diciamo casacca e ovviamente dà vita all'altra sagra. Assolutamente sì, cioè non c'è nessuna competizione, siamo sempre noi, siamo sempre una grande famiglia che comunque porta avanti questa bella manifestazione da 25 anni. Abbiamo fatto questa doppia sagra per prolungare i giorni, ma siamo sempre noi. Cambia il nome, ma siamo sempre noi. Una prima serata con Omar Lambertini, un inizio scoppiettante della Sagra della Rocciata, ma ricordiamo che anche nella Sagra degli Gnocchi fatti a mano ci saranno grandissimi appuntamenti musicali, un paio assolutamente da non perdere. Sì, ci stanno i Camaleonti con il loro concerto e poi Malle. La chiudiamo con Malle e facciamo il sabato sera la finale con Malle, che penso che è un grande concerto anche quello lì. Dal punto di vista gastronomico abbiamo detto due specialità molto particolari, una tradizionalissima del Folignate come la Rocciata e gli gnocchi fatti a mano, una tradizione altrettanto popolare ma forse ancora di più di tutta l'Umbria. Sì, sì, sono gli gnocchi proprio rigorosamente fatti a mano, impastati e tagliati a mano, che proprio noi ci teniamo proprio a portare avanti questa gastronomia perché è proprio tradizione nostra e genuina. E ricordiamo poi i proventi di questa grande fatica che sono questi 20 giorni di sagra, come verranno riutilizzati? Verranno sempre utilizzati per gli impianti e noi cerchiamo di migliorare gli impianti, stiamo investendo sul campo sportivo per i ragazzi e vengono sempre impegnati per gli impianti. Quest'anno c'è in particolare una novità, una nuova grande pista da ballo. Sì, abbiamo rifatto la pista da ballo fatta in legno perché purtroppo quella che avevamo si era rovinata, però ecco, abbiamo questa. Speriamo di aver fatto un bel investimento, una pista da ballo per accontentare i ballerini. Bene, allora ricordiamo questi 10 giorni, poi qualche ora di pausa e poi si riparte con gli gnocchi. Sì, uno stop diciamo solo della festa, ma noi comunque continuiamo a lavorare e poi riprendiamo quella degli gnocchi fatti a mano.